Quello che vedete è un sensore volumetrico, cioè un rilevatore capace di cogliere un movimento all'interno di un'area protetta. I rivelatori volumetrici sono il miglior metodo conosciuto per proteggere una stanza, un locale, comunque un'area chiusa, un interno. E sono anche i più pratici nel caso in cui si voglia attivare la protezione di una parte di un alloggio mentre ci si trova in un'altra parte, se in casa avete una zona giorno e una zona notte, per esempio. Il funzionamento può essere di due tipi. Ci sono sensori volumetrici a microonde che utilizzano la riflessione di onde elettromagnetiche sui corpi in movimento. E ci sono sensori volumetrici ad infrarosso passivo che monitorizzano la quantità di energia infrarossa tipicamente emessa da corpi caldi, come quello umano. E poi ci sono i sensori a doppia tecnologia che utilizzano una combinazione dei due precedenti. Il nostro HRS AIR è un sensore che utilizza la tecnologia di infrarosso. Lo fa grazie a un componente elettronico in grado di riconoscere la variazione di temperatura nell'ambiente, dovuta al passaggio di un corpo, che si chiama piroelettrico. L'HRS DTA è invece un sensore doppia tecnologia, che abbina all'infrarosso anche la microonda. Le due aree di copertura creano una zona comune dove le due tecnologie si sovrappongono, con il risultato di una protezione molto precisa e quindi sicura. Ma la modalità di funzionamento dell'HRS DTA è programmabile, così possiamo decidere se far generare un allarme, se entrambe le tecnologie si attivano oppure se se ne attiva soltanto una delle due. In pratica i limiti tecnici delle due tecnologie sono praticamente annullati dall'accoppiata, dove non arriva una, arriva l'altra. Diamo però uno sguardo alle caratteristiche dei due prodotti, quelle che danno qualcosa in più ai sensori HRS. Intanto l'ottica a specchio, posizionabile su tre diversi livelli, che permette di creare zone di protezione molto precise e di coprire anche la zona sottostante al sensore, rasente al muro, e che permette anche un miglior guadagno ottico e di conseguenza una maggiore immunità al rumore elettronico e una netta diminuzione dei falsi allarmi. Poi l'anti-mask, che sull'HRS DTA sfrutta le microonde e riesce a rivelare i tentativi di accecamento del sensore, con oggetti che ne coprirebbero la visuale. Sull'HRS AIR invece sfrutta l'infrarosso attivo e rileva così anche vernici, spray e lacco eventualmente spruzzate sul sensore. Praticamente il miglior sistema esistente per rilevare l'accecamento di un sensore. Ma la tecnologia dei sensori HRS è ancora più avanzata. Guardate qui, questo è un microprocessore capace di comparare, tramite un software, i dati che rileva il sensore con quelli presenti nella propria libreria. In questo modo il microprocessore riesce a riconoscere una grande quantità di falsi allarmi, cioè di onde che sembrerebbero dovute ad intrusi, ma che lui riconosce come dovute ad eventi secondari, che non necessitano di allarme. E ancora l'utilissimo True Motion Recognition, che analizza il movimento dell'intruso in base alla velocità e alla potenza del segnale utile rispetto al rumore, con verifica della temperatura ambientale. E naturalmente entrambi i sensori sono dotati di pet immunity, cioè riconoscono come animali domestici tutti quei corpi al di sotto dei 20 kg di peso e non mandano il segnale d'allarme. Ehi! Ultima caratteristica da non prendere sotto gamba, soprattutto dal mio punto di vista femminile. Ma avete visto come sono piccoli e che linea elegante? Diciamo la verità, nel salotto di casa possono trovare posto in maniera degna senza risultare un oggetto estraneo. Come sempre, se volete approfondire la conoscenza dei due sensori volumetrici HRS, vi basterà leggere i manuali seguendo i link nel post. Io vi do appuntamento al prossimo video HR.